In compagnia di coach Massimo Massaro e del dirigente Pasquale De Filippo allunghiamo questa striscia, coach. Oggi vittoria con Francavilla 4 su 4 in questo 2014 che sembra appunto bagnato dalla fortuna. Sì, diciamo stiamo un po' trovando la quadratura del cerchio, siamo sentito, ma non penso che si possa parlare di fortuna. Due partite le abbiamo vinte senza il coach, due partite le abbiamo vinte senza Moccia, certo. Voglio dire, penso che sia più una molta bravura questa lunga, perché poi non è che possiamo sempre pensare che gli altri vengono qui, ci regalano qualcosa. Noi in questo campionato adesso stiamo dove dovevamo stare e voglio dire, ci stiamo meritata meglio, no? Perché altrimenti quando perdiamo perdiamo, quando vinciamo siamo fortunati. Valeva per noi su fatta della fortuna, ancora la sto ancora aspettando. Siamo ancora in credito, visto che insomma abbiamo ancora degli assenti stasera anche. Certo. Tra l'altro c'era. Scusami che sì, no, anzi grazie. Desiato che ha avuto un colpo nel secondo quarto, se ne è portato via, poi è stato tra l'altro bravissimo nel rilascio al campo ed è stato prezioso come sempre. Stiamo trovando la quadratura del cerchio, credo che stiamo giocando una buona pallacanestro anche nei momenti di difficoltà. Non ci siamo mai fatti prendere dall'ansia e insomma abbiamo ricucito tutti gli strappi che di volta in volta Francavilla ci proponeva, anche perché Francavilla è una squadra che non muore mai, con un ottimo attacco, giocatori molto veloci. Credo che noi siamo stati all'altezza, siamo stati sempre sopra, probabilmente avremmo potuto chiudere la partita anche prima, però viste le rotazioni limitate, viste anche un po' i falli che abbiamo avuto, credo che insomma possiamo essere soddisfatti così. Non siamo riusciti a ribaltare la differenza punti, ma credo che questo sia un problema relativo, perché credo che tale differenza sarà appannaggio solamente della partita della fase orologio, che molto probabilmente noi ci troveremo a giocare con Francavilla, che si giocherà con le squadre vicine in classifica. Comunque la squadra cresce, ci interessa questo in questo momento, ora riposeremo un pochino anche mentalmente, anche se in effetti avremo anche una settimana di carico atletico proprio perché domenica prossima riposiamo e ci prepareremo un'altra settimana ad affrontare Molfetta, che è un'altra squadra tradizionalmente per noi ostica, che proprio contro di noi, ecco, ritorniamo alla fortuna, stasera nelle ultime due gare ha giocato senza Maggi, che è un ottimo playmaker, contro di noi rientrerà. Diciamo, come stasera c'era il loro playmaker Di Marco che era Globo, non c'è, insomma, alla fine effettivamente noi vogliamo giocare contro le squadre complete, meritare le vittorie. Questa striscia ci dà un bel vantaggio soprattutto nel poter avere entusiasmo negli allenamenti, nel ricaricarci, nel ricaricare le pile anche per una squadra un po' corta che abbiamo avuto nelle ultime settimane per le varie assenze che abbiamo avuto, e credo insomma ci prepareremo bene per le prossime partite. Vogliamo scalare ancora, perché adesso con i risultati di stasera abbiamo avvicinato proprio Lanciano e Francavilla, Bernalda ce la siamo messa dietro, abbiamo staccato ancora le più Molfetta, credo che insomma l'entusiasmo c'è, contiamo di continuare. Al dirigente De Filippo invece chiedo, più volte le settimane scorse abbiamo detto forse possiamo svoltare l'angolo, sembra che a questo punto l'angolo sia stato svoltato. Penso che a questo punto inizia per noi un altro tipo di campionato, un campionato diverso per le posizioni di vertice a cui aspiravamo, verso le quali speravamo di andare qualche settimana fa. Adesso queste quattro vittorie ci danno un altro spessore come squadra, guadagniamo in autostima. Adesso riposiamo prossima settimana e ci godiamo questo sesto posto che dai risultati dovrebbe essere mantenuto indipendentemente dal nostro turno di riposo. Dopodiché ci troveremo di nuovo qui al palazzetto a Gianni Galindo per affrontare Molfetta in una gara che una sorta di ricordo della stagione dell'anno scorso, ma alla quale non dovremo dare scampo per continuare la nostra rincorsa ai posti che sapevamo che questa squadra potesse ambire. Ci stiamo andando, adesso siamo tranquilli, abbiamo guadagnato molta serenità, adesso ci inizieremo a divertire perché
tra qualche settimana probabilmente anche nei playoff non avremo nulla da perdere, perché se li dovessimo raggiungere sarà un altro grandioso traguardo di questa società che al suo settimo campionato insomma raggiunge un livello che potrebbe portarla in Lega Silver addirittura, insomma è veramente qualcosa che sfiora la leggenda sportiva. Ci godiamo questo momento, bella vittoria, bel pubblico, vi aspettiamo con molta fretta. Grazie.